La maniera di uscita del primo comprato che ci contribuisce nel discorso è un appuntamento abbastanza esclusivo, diciamo, perché non si è ancora visto nulla di questo film. Quello che vedrete oggi sono in assoluto le prime immagini che vengono diffuse e legate al film Sono tornato, e vi farò vedere queste immagini, parleremo di questo film, poi vi presenterò i compagni. Prima di iniziare, però, questo che era prevista la presenza al panel di Frank Marano. Frank Marano purtroppo oggi non c'è, non mi dilungo io a spiegarvi perché non c'è, vi mando direttamente un video che ha fatto Frank. Ciao Luca Comics, ciao Luca Conucci, Miniero. Mi dispiace non essere lì con voi, ma purtroppo ieri ho fatto un incidente in macchina. Fortunatamente avevo la cintura di sicurezza. Mi sono presente, questo è il mio collo. Non so se siete esperti chirurghi, però questo collo qui dovrebbe essere più ondulato, mi ha detto questo l'ortopedico. E invece vedete dritto come quello di una papera. E ora dovrò mettere un collare, però sto optando per una semplice sciarpa, domani prenderò il collare. Sto bene. E collare non è quello dei cani, non ho tentazioni, cioè non mi mordo il culetto, diciamo, perché i cani a volte mettono quel collo lì perché si mordono, non lo so neanche io. Comunque sto bene. Luca mi parlerà di Sono tornato, che è un film stupendo, e mi dispiace non essere lì a commentarlo. Quindi faccio pure finta, dai, ci sono domande dal pubblico. Ho iniziato con YouTube, sì. È stata una bella esperienza anche fare questo film. Ok, grazie delle domande. Divertitevi, ciao, ciao Luca Comics, ciao Luca Miniero. Ecco, questo è il saluto, questo è il saluto di Frank, che prima ha potuto essere con noi, visto che conoscete in ogni caso le imprese continuano a fiduciare con Frank. Adesso, prima di andare sul palco gli ospiti, io vi farei vedere quello di cui vi parlavo prima, cioè le primissime immagini del film, che siete in assoluto il primo pubblico che vedete, è una lunga clip che comincia a farvi capire cosa parliamo quando parliamo del film. Sono tornato. Andiamo avanti. Grazie.
Il film racconta il ritorno di Benito Mussolini ai giorni nostri. Una mattina si sveglia a Piazza Vittorio, non vi spiego perché arriva proprio a Piazza Vittorio, c'è un motivo che scoprirete all'interno del film, e purtroppo arriva con le stesse intenzioni di quando se n'è andato, riconquistare l'Italia. E quindi per caso incontra un giornalista, Frank Matano, uno sconfitto dalla vita, e insieme a lui intraprende un viaggio fra gli umori del paese, ma sempre con l'equivoco fondante, quello che tutti quanti, lo stesso giornalista, credono ovviamente che lui sia soltanto un attore brillante, capace anche di aver cancellato ogni traccia su Google, ma un attore. E invece poi qualcuno di loro si accorgerà che non è affatto un attore, ma per una serie di vicende è quello vero. Sostanzialmente però il film che si ispira ad un libro, prima di tutto tedesco, poi ad un film tedesco, racconta come l'Italia oggi vive il tema del populismo, anche in qualche modo della dittatura, quanto siamo distanti con i problemi che abbiamo oggi, che nel film sono molto simili a quelli in qualche modo raccontati, che erano appunto i problemi probabilmente del 21, quando appunto Mussolini ha preso il potere, il 21-22. Ti piace se definiamo questo film una commedia politicamente scorretta? Sì, perché è ovvio che il suo confronto con la modernità, le mail, i televisori sottili, le smart TV, i telefonini, gli smartphone, è molto divertente. Anche se lo stesso si mostra più lucido anche dei nostri politici, nonostante il ritardo. Mi ricordo un pochino Leonardo di scusate il Carnocesta che piange, quando appunto viene dedotto da Benigni e Troisi per costruire il treno e ritorna come un treno a vapore. E in un attimo. Fondamentalmente, politicamente sì, perché il film parla della politica vera, cioè di noi, e non della politica in qualche modo di cui spesso parlano i politici, non di leggi, non di queste leggi elettorali, non di questo tipo di politica qua. Racconta i problemi dell'Italia e mostra, soprattutto in una parte documentaristica del film, quello che è il reale sentire delle persone, anche molto divertente in tratti. Allora, come dice in questo film e anche il remake di un film tedesco che si chiama Lui è tornato, io alla fine del panico discuto perché sono tornato e quello italiano, lui è tornato, anche il pronome è quello tedesco. E so che Giulio voleva chiedere qualcosa. La mia domanda iniziale è proprio relativa alla somiglianza e differenza fra questa nuova edizione, questo nuovo ritorno e il ritorno originale tedesco. Perché la cosa che stavo pensando in questi giorni è che noi non abbiamo una vera scuola di umorismo tedesco, infatti il originale tedesco non è che faccia letteralmente ridere, diciamo che è un umorismo dato un po' sul disagio, è disagiato il reporter, è disagiatissimo Inter, che comunque ancora non si può fare. Posso dire che quello che adesso c'è Inter, ovviamente. C'è giustamente c'è Inter, non so se qualcuno vuole fare. Se non l'avete visto, insomma, è comunque un film molto bello. E c'è tanto disagio, però scrive poco, c'è più terrore che invece noi abbiamo comunque una scuola di umorismo tantino meglio radicata, cioè, che ride più volentieri più spesso dei tedeschi. Allora la mia domanda è quali sono state le differenze e quali sono le somiglianze con il film che ha ispirato Sono tornato, e se in alcuni punti ti sei sentito libero di spostarti moltissimo dalla materia originale proprio per questioni culturali. Vedete, questo tipo di osservazioni sull'altro remake, ne ho fatti due, questo appunto è
persone che hanno naturalmente rilasciato la liberatoria delle interviste, grazie a ciascuno di noi, hanno un modo di affrontare la vita che è ovviamente diverso da quello di Tedeschi. C'è uno che vedrete, pare quando Mussolini gli chiede ma vorreste una dittatura, lui dice sì, una dittatura, un partito solo, gli dice Mussolini. No, massimo due. E lui dice, ma come massimo due? Fascista. Fascista moderato. Questo tipo di anima del popolo italiano rispetto a quello tedesco è molto diverso. Un contadino che poi è ricostruito in finzione in questo caso, perché è bello, il film è figo perché mischia vari formati, ecco, umorismo e finzione. In questo senso è molto, ma secondo me, gusti efficace, perché il linguaggio è efficace più che nei contenuti. E con questo contadino inizia una cosa, una filiera contro gli extracomunitari, lascia perdere, e alla fine praticamente, storia vera, ricostruita per una finzione, compare su un trattore un nero che lo saluta papà, e lui dice è mio genero. E quindi veramente hanno proprio questo atteggiamento che l'italiano che magari quando dice una cosa, però poi non è così drammaticamente razzista, ce ne sono altri anche invece su altri problemi che invece hanno una posizione più netta, chi li vuole sopprimere, chi invece vorrebbe conquistare la Somalia per creare delle industrie là. Insomma, è stato un viaggio interessantissimo tra i buoni italiani e noi li costruiamo all'interno del film con buona fedeltà. Avremmo potuto mettere soltanto i fascisti, avremmo potuto mettere soltanto quelli contro il fascismo, invece facciamo una scelta che risponderà a quella che è la realtà. E quindi sono le persone che abbiamo intervistato che ci hanno ispirato, ritornando appunto al tema, il tono più leggero, tra virgolette, perché poi si tratta di una pericolosità reale rispetto a quello tedesco, ma fondamentalmente è il personaggio, Mussolini è un personaggio, e questa è la parte sempre interessante del film. Mussolini è un personaggio che un po', tra virgolette, che non è stato mai superato come un tabù, non è Hitler nella recensione, ma ha fatto cose alla Hitler, se uno ricostruisce la storia. Quindi assolutamente ha inventato lui certi meccanismi. Quindi, però la nostra percezione, questo nostro malgrado, è quella di uno che insomma ha sbagliato per la guerra, ha sbagliato per le leggi razziali, manco fossero due cosettine, e dopo praticamente però ha fatto tutto bene, non fa niente che ha ucciso qualche avversario. Invece difficilmente lo insulta per strada, anche se è capitato, lui girava con una sicurezza borghese, l'attore ovviamente per evitare che venisse nato. Però sostanzialmente abbiamo trovato un paese che non si è reso ben conto della recensione della dittatura, perché è passato tanto tempo, quindi a parte chi la invoca, ma anche quelli di sinistra, eccetera, non si sono resi conto probabilmente che la dittatura è stato un periodo più complesso. Volevo solo dire una cosa velocissima, anche qui perché spiegare, il film è in parte fiction e in parte non-fiction, diciamo, nel senso che si alternano momenti scripted, come vengono chiamati, cioè con dei dialoghi, delle situazioni che sono scritte sulla sceneggiatura, ad altri momenti intermezzi che sono invece momenti in pratica documentari, cioè si vedono le reazioni della gente comune che vede questa persona non solo è vestita come Mussolini, ma che si spaccia per Mussolini, si registrano le loro reazioni. Volevo aggiungere solo una cosa, che su Mussolini è stata fatta comunque una mitopoiesia, Valle della Morte, che su Hitler non è stata fatta, nel senso su Mussolini negli anni successivi alla morte, nonostante la legge Scelba, nonostante il divieto di ricostituzione del partito fascista, è stata operata una sorta di operazione nostalgia, per cui si è sparsa questa idea, si è disseminata questa idea che quando c'era lui le cose andavano meglio, i famosi treni che arrivavano in orario, oppure che aveva fatto una serie di cose che in realtà non ha mai fatto, che sono state ampiamente esagerate o che erano state fatte da prima di lui e di cui lui si era appropriato. Per cui in realtà siamo arrivati al punto in cui sono morti quasi tutti i sopravvissuti alla guerra, quindi non c'è più nessuno che dica quanti dei loro familiari sono stati purgati con loro di vicino, quanti li hanno deportati a Auschwitz o anche solo le riserve di San Salvo a Trieste, per cui non è che capito certamente fosse fuori dall'Italia, era qui.
chiedere, poi un po' ci fa la domanda che volevo fare riguardo quindi a quelle che sono state le reazioni della gente comune alla presenza di questo polizio Mussolini per strada. Allora tu hai già riferito di alcuni che in qualche modo sono dimostrati molto più a destra di quanto si poteva immaginare, o forse come si poteva immaginare. E ti chiedo, c'è stata qualcuno che si è rivelato alla presenza di, del personaggio? Sì, lo vedete anche all'interno del film, successo per esempio nel film a Napoli, ma anche insulti solo per il fatto che era travestito, ovviamente, nessuno poteva pensare che non si vedeva. E quindi ci sono state anche reazioni di questo tipo, anche durante le prove, tentativi di denuncia ai carabinieri, ma soprattutto anche da parte, devo dire, delle istituzioni, non concessione di posti pubblici, direi di balcone Palazzo Renza, insomma, perché troppo vicini a noi Mussolini, insomma, c'è stato questo, c'è stato anche dell'altro, e il film lo costruisce in modo, devo dire, molto fedele. Film di quel più paloso parlare che vedevo, perché paradossalmente si finisce sempre per parlare della figura del dittatore. Il film parla della figura degli italiani di fronte a quelli che sono i problemi di oggi degli italiani. In quel senso lo fa in una maniera molto divertente e diversa. E in questo senso quindi il film è meno, diciamo, molto più profondo rispetto al discorso sul film. Sposcia a dire inevitabilmente sempre la parte mia sulla storia o sulla sua vita. Mi racconti che ruolo ha Franco Marano nel film? Qual è il suo personaggio? Franco è un giornalista, anzi un documentarista fallito, che cerca di fare dei documentari senza senso, e quando lo vede per caso ha l'idea di poter fare un documentario su di lui, e quindi in qualche modo diventa prima il suo regista in questo viaggio per l'Italia e poi diventa il suo antagonista, perché è quello che ne sente, ne capisce la violenza del personaggio. Mentre Massimo Popolizio, questo film è straordinario, e più Mussolini di Mussolini, lui secondo me è il più grande attore teatrale, quantomeno della sua generazione. Nel film, magari insieme a pochi altri, ma nel film diventa più Mussolini, perché Mussolini era un po' buffo apparentemente, e anche Massimo riesce a essere guastone, però abbiamo scelto insieme di dare volto a un personaggio che fosse più temibile, come era poi di Mussolini per capo. Ho visto che c'è anche Adelana nel film, ci sono, e anche americana, sì, perché lui diventa un fenomeno questo comico e va su varie emittenti televisive diventando in qualche modo di grande richiamo, però allo stesso tempo lui è un mattatore rispetto a Massimo e Popolizio, e credo che per me è stato proprio un arricchimento lavorare con lui e anche con un Freddy insospettabile, perché nel film fa un personaggio molto rigoroso, cosa che magari su YouTube per lui è più portato alla commedia. E dunque, ragazzi, anche di stare sul testo, quello che Mussolini dice nel film è per il 60% quello che lui realmente ha detto nella realtà, spostato, messo fuori contesto, quindi insomma, il film è sfizioso per questo, perché operazioni in cui le parole dette allora sono ancora attuali oggi, a volte anche dal punto di vista che le condividi, quando dice che siamo sempre con la testa sul telefonino e siamo un paese senza sogni, quando scopre i social, che proprio non riesce a capire, altre volte ovviamente condivisibili dalla parte delle persone che hanno il problema, le nostre comunità, che sono un po' i nuovi ebrei, come guardiamo. Sì, la cosa interessante è che io ovviamente non ho visto, ho visto i film tedeschi, quindi volevo dire che sia questo aspetto romano, mi pare da noi ci sia così, cioè che non si punta tanto a fare una caricatura non solo in quanto a evidenziare anche il potenziale seduttivo che aveva e che avrebbe ancora in un certo modo di porsi nei confronti della società e della gente, proprio per il
identificare il punto in cui questa cosa potrebbe riaccadere con lo stesso meccanismo. C'è questa cosa. Mussolini qui torna, forse era nemmeno il presidente del fascismo, il sistema televisivo, come appunto era la denuncia di Pasolini, che magari lo ha sorpassato a destra, e comunque non è come Hitler che torna a fregarmi il centramento, lui torna, diventa un personaggio pubblico, non si capisce quanto è lui che usa la TV o è la TV che usa lui. Ultima curiosità, dice che non vi hanno lasciato il permesso per girare in alcun luogo, io ti volevo chiedere dove avete girato e se in alcuni di questi luoghi sono ancora anticipato, mi racconta un po' dove non è stato possibile girare, soprattutto quanto si percepisce nel fare questo film l'esistenza di un tabù, dello stare lavorando con questo tabù e su immagini della nostra storia che sono ancora in parte un tabù. Sì, devo dire che però il tabù lo si recepisce in alcun tipo di persone. Non abbiamo girato con il Palazzo Venezia, ma soltanto nell'esterno, per esempio. In alcuni luoghi, o anche la nostra attrice che avete visto, la signora anziana, è davvero una persona che ha subito appunto ad Auschwitz l'eliminazione di alcuni suoi parenti, alcuni suoi familiari. Dunque anche sul set, quelli direttamente colpiti, ma come per me, come per molte altre persone, la distanza generazionale è così grande che riusciamo a parlarne in modo non ideologico, anche divertito e divertente, per questo che mi piace questo film, perché non è buonista, a tratti può sembrare tra virgolette fascista solo quando lui dice le verità. In realtà è un film che non si vuole il problema dell'ideologia, si vuole il problema di raccontare senza filtri come siamo. E se diciamo una cosa, tra virgolette, estremista, di destra, eccetera, o di sinistra, il film lo mostra senza cercare ovviamente di contrattare. Se è così il film di questo vuole parlare. Salvini come percezione contro la
interrompo, un mostro tu appoggi, fai un'operazione molto semplice, invece se io ti mostro che nel DNA ormai sono entrate certe idee, delle modalità del fascismo e quindi non fa più paura, chiaro che il film in questo senso magari è più versiva secondo me. È molto educativo, diciamo, nel suo essere quasi documentaristico su una visione. Ti sei mai spaventato? Questa è una domanda che devo fare. Ti sei mai spaventato? Cioè, hai mai trovato qualcuno così carico d'odio da pensare che sia sentito su una collega? Sono spaventato nella percezione che molti hanno del pericolo esterno, del campo respiratorio nei confronti degli immigrati o dei rom, ma soprattutto quello che mi ha spaventato un po' la confusione che ho incontrato, spesso dicevo una cosa e poi subito l'opposto. Però la cosa che più devo dire mi ha colpito è stata l'antipolitica, cioè giustamente la necessità di non essere, anzi, l'arma di non essere rappresentati da persone che invece magari avrebbero dovuto rappresentarli, quindi il rapporto con la politica è un po' veramente molto violento, perché le persone, non tutte ovviamente, ma anche di più rispetto a quello con gli extracomunitari, per esempio, che è un altro tema, magari quando abbiamo girato c'era stato qualche stupro, un problema appena sentito, quindi comunque era molto vivo. C'è qualcuno in platea che vuole fare una domanda? Ciao, ha finito, sì, tra un mese è finito. Fare un film in cui metà o comunque una parte è documentaristica, per chi normalmente invece scrive battute, scrive personaggi, com'è stato, cioè, questo elemento di imprevedibilità? Per me è stata ovviamente la parte più interessante, perché in effetti la parte imprevedibile ci ha portato anche a cambiare la parte scritta dopo, nelle scene di finzione, perché non leggeva più. Però è stato anche un buttare tanta roba, perché poi magari le cose sono poco interessanti per quello dello sviluppo di una trama in 90 minuti. Quindi è stato un film che forse adesso che mi interessa di più un po' raccontare quello che davvero la gente fa, che la gente pensa, mi ha interessato molto. Poi è incredibile, quando vedi il film un po' ti accorgi la parte di finzione, giustamente noi la dichiariamo con la telecamera, però gli attori, anche le persone messe per strada, sono così spontanee, così vere, che quando guardi un film, anche quello tedesco, forse perché è doppiato, ti sembra la bottiglia, sembra finto, invece il nostro, devo dire, nelle parti vere è molto 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 vero, perché non è doppiato, è probabile che quello tedesco, se non fosse stato doppiato, avrebbe avuto la stessa realtà. A volte non distingui tra l'attore, e questa è stata la cosa più difficile, a volte lo distingui, perché abbiamo cercato pure nella parte recitata di avere quelle attitudini, sbagliare la parola, assolutamente imprevedibili, e a una persona che a me, se mi intervisti, io non parlo come parlano gli attori del cinema, no? Ma sbaglio, ripeto una volta il concetto, ecco, questo tipo di imprevedibilità, abbiamo cercato di costruirla, a volte ci siamo usciti, altre volte era meglio avere una persona messa per strada. La scena anche sul set era molto toccante, perché lei era veramente più brava, più ispirata al solito, addirittura si gli ha dato un applauso da parte della troupe, che francamente può squartare un bambino, stanno continuando a guardare il telefonino normalmente, perché naturalmente siamo tutti distratti, un altro fa un lavoro, non è che stia a guardare la recitazione. Il libro invece aveva creato una tensione complessa. Ripeto, io il film l'ho amato molto girarlo, faccio fatica a parlarne perché non mi
riesca a restituirvi la stessa emozione che ho provato nel parlare di un tema che poi francamente anche per me è distante, però c'era ad esempio un altro signore a Firenze in una macelleria che ho cominciato, quello che può sembrare un più povero, no? Perché ti ripartono dai nonni, dai nonni, dai nonni, eccetera. Cose che forse anche confrontate a quello che ormai vediamo nei giornali sembrano pure meno gravi, no? Però in realtà sentire che quello del ristorante, la realtà del ristoratore, è un macellaio ristoratore come tutti a Firenze, e ti raccontava come la sua famiglia è stata costretta perché ebrea ad allontanarsi, eccetera, dice anche appunto in questo caso il fascismo, che secondo me è la fase proprio simbolo del film, è la parte storica, poi c'è la parte che parla di noi. La parte storica, il fascismo è stato come il nazismo, questo è quello che mi ha colpito, assolutamente. Poi ovvio, se quello ammazza un milione di morti o quell'altro ne fa 50-300.000 con la guerra della campagna in Russia, siamo su cifre diverse, ma non solo le cifre, ma le intenzioni di consapevolezza che già c'erano prima dell'avvento di Hitler. Quindi prima del 1933, 12 anni, in qualche modo 11 anni di dominio fascista sull'Italia con il consenso, già prefigurava quello che sarebbe stato, quindi già c'era colpa. Però la distanza storica rispetto a questa colpa, anche noi a scuola che studiamo, Hitler era il cattivo, Hitler e Mussolini, sì, era il cattivo, però aveva fatto cose buone. C'è una battuta molto divertente di Benigni, perché poi documentandomi ho studiato più che a scuola il fenomeno, che a scuola si sa, si arriva fino alla prima guerra mondiale, fino alla mia generazione. E praticamente Benigni dice, ma se un idraulico viene a casa, gli aggiusta il rubinetto e poi gli sparca il cane, e dice che l'idraulico comunque ha fatto qualcosa di buono. Ed è praticamente il suo, molto divertente, che trovate su YouTube, è il suo parlare del fascismo. L'altro famoso fu quello di Troisi, che dice, sì, ok, i treni arrivano in Italia, in orario, allora potevamo farlo la costruzione. Perché non so se i social ora restituiscono un'immagine peggiore di quella che sia in realtà, però per esempio ora mi viene in mente l'ultimo episodio, quello della foto di Anna Frank con la maglia della Roma, però ce ne sono tantissimi. Quando leggi commenti della gente normale che usa Facebook così, e leggi delle cose, che l'impressione è che o sono tutti impazziti o mancano gli strumenti per comprendere quella che comunque è la nostra storia, neanche tanto passata. Quindi mi chiedevo così se vi siete fatti un po' di domande su come reagirà così. Io ho un'opinione molto diversa probabilmente dagli altri. La mia idea è che è stato un film, poi personalmente penso che un film costruito in modo interessante, quindi il giudizio principale secondo me sarà quello nei confronti di un film, e questa secondo me la reazione, il film è costruito, è interessante, cioè non è bello da vedere. Io non sono così ottimista, che sarebbe buono per il film, di avere delle reazioni spropositate rispetto al tema. Io non sono ottimista in questo, perché penso, come dici tu, che siamo esposti soprattutto sui social, che secondo me poi non veicolano più nulla, siamo esposti a delle campagne di odio che sono naturalmente molto più belle di quelle che possono essere all'interno di un film. Però la bellezza del film è proprio che io, mentre facevo remake, se mi posso permettere, mi accorgevo di questa difficoltà. E quindi devo dire che con il film l'ho pilato molto sul, se pure in modo sottile, non così esplicito, sulla critica di quello che è il sistema di vita in Italia. Quindi lui torna, in realtà trova un paese, sì, che ovviamente lo ascolta come comico, perché lo ascolta come se fosse un comico, poi il film tedesco, geniale, il libro, poi più. Però poi il finale, che è molto diverso, lui addirittura viene ingannato da alcuni personaggi televisivi e diventa il pazzo dei media. E quindi il film mostra la presenza di altri sistemi di potere, magari non così consapevoli, non credo alle scie chimiche, però voglio credere che ci siano comunque sistemi di potere che hanno degli strumenti attualmente, non eliminano fisicamente i nemici del potere, che siano in qualche modo anche più esperti di quelli
perché ben prima di Hitler aveva in qualche modo capito l'importanza della comunicazione di massa. Però ormai la comunicazione di massa non è più comunicazione di questa percezione, massa è vasta, informe, lanciata contro un'idea, e quindi è l'assenza di comunicazione se non è caratteristica di quest'epoca. Da qui la mia preoccupazione, cerco di trasmettere a tutto il marketing, quando abbiamo occasione di parlarne, nel proporre il film attraverso dei canali che non abbia la fiducia che viene Hitler, viene qua, viene qualunque cosa, ma la gente il giorno dopo è riuscita a viralizzare lo stupro, qui riescono a viralizzare tutto e rendere tutto inoffensivo. Questo è il sistema, questo è il vero fascismo. Il film lo dice, quindi per questo è un bel film. Però ora pensare che il tema che esploda in mano italiano, io questo appunto per questa anestesia che vedo lo sento proprio.